La mazzata tremenda della pandemia e del Covid, adesso che possiamo un po' riprenderci, arriva il secondo colpo in testa. Prima di arrivare da lui, però, arrivo alla materia prima con cui lui lavora, perché poi Bianchini che fa? Cucina. E cosa cucina? Per esempio la pasta, che è il nostro cibo base. Diciamo, no, anche le persone che non hanno grandi possibilità economiche, abbiamo pane e pasta sono una bella risorsa. Ora, la nostra Emilia Missione oggi è andata, qua mi dovete far morire a me, all'ora di pranzo con la pentola davanti e la pasta di Gragnano collegata, che mi deve capitare più? Allora, come sei bardata, ma se nemmeno stessi in un reparto, sei nel pastificio meraviglioso di Gragnano, di pasta artigianale delle parti mie, che la pasta, lo voglio dire con sincerità, più buona del mondo. Allora, Emilia. Eh sì, Mirta, come vedi noi siamo circondati dalla pasta, siamo nella fabbrica della pasta di Gragnano, quindi nel cuore della città famosa in tutto il mondo per la pasta. Qui vedi alle mie spalle gli operai, i lavoratori e le lavoratrici che stanno confezionando. Mirta, questo è un formato di pasta creato proprio da questa azienda, si chiama la caccavella, insomma, quella che in napoletano viene definita la pentola, ed è tutto particolare perché è una monoporzione, esatto, sì, l'hanno ideata, ecco, proprio monoporzione. Loro. E qui stai vedendo il sugo dentro quella roba lì, sì, ho mangiato. Sì. Esatto, esatto, ma facile che bella. Anche da preparare. Ce e ne qui, porti quindi, un vedi... pacco? Certo, Mirta, no, non mancheremo certamente, anche perché è difficile non far assaggiata. Cadere l'occhio qui. Come? Non l'ho mai assaggiata, mai vista. Mi sembra una novità assoluta. E allora dobbiamo assolutamente rimediare. E volevo farti vedere però dove viene prodotta questa pasta. Qui ci sono le impastatrici e l'impasto di acqua e semola passa nelle trafile al bronzo. Guarda che meraviglia, e da qui spaghetti. Queste sono delle linguine, vengono linguine. Poi sistemate, sì, nei carrelli, sì, sono delle linguine, vengono sistemate su quei carrelli per poi passare nelle camere di essiccazione, quelle che vedi qui davanti a noi. Questi sono tutti metodi artigianali, metodi tradizionali, però realizzati con macchinari innovativi, macchinari che per funzionare hanno bisogno però lì in fondo di tantissima cos'è? Energia. Ah, l'essiccatrice lì. Questa è una camera di essiccazione. Esatto, sì, qui la pasta viene praticamente lasciata ad essiccare, quindi diventa poi da pasta fresca pasta secca, in modo da poterla cucinare a casa. E come ti dicevo, però, per poter realizzare tutto questo procedimento con dei metodi artigianali c'è bisogno di tantissima energia. Energia che ha fatto però salire tantissimi costi delle bollette, immagino. Come ci racconta Ciro Moccia, che è il proprietario di questa Ciro. Azienda, che prima ci stava facendo vedere le sue bollette. Salve, buongiorno. Ciro benvenuti. Moccia. Più, anche se in un momento non più napoletano piacevole. Di così, Ciro Moccia. sì, siamo DOC e IGP in tutto, tranne che nelle bollette. Se vedi. Che succede con le bollette? Siamo trapassati. Guarda, da 8.000 siamo passati a 33 in un solo mese, anno su anno. E praticamente è un'ipoteca sul futuro se non corriamo. Cioè, se vedete bene le proporzioni. Scusa un attimo, cioè, le proporzioni sono perfette, no? Ci ha raccontato Agnelli di cosa vuol dire l'aumento su una bolletta stratosferica, che è quella di chi ovviamente lavora all'alluminio, che è passata da, mi ricordi, 300. No, sarà un aumento al mese di 350.000 euro, che fanno 4 milioni all'anno di aumento. E lui, a modo suo, che fa un prodotto differente, ovviamente passa da 8.000 a 33.000. Mi sembra che vi dà la dimensione di quello che sta accadendo. In un solo mese, questo è in un solo mese. Noi siamo piccoli artigiani. Cioè, tu spendi 25.000 euro in più al mese per fare lo stesso lavoro di prima. Incredibile, ragazzi. Per fare lo stesso lavoro di prima in quantità di pasta artigianale, ma con un'ansia e uno stress perché non si riesce a ribaltare. Aggiungi il prezzo, pasta, stiamo assorbendo pasta, noi il pane. E non è una cosa certo. Semplice adesso. Scusami Ciro, dovrai aumentare i prezzi della pasta? Sicuro. Al momento stiamo subendo noi perché abbiamo paura che se aumentiamo il prezzo della pasta, per la psicosi che si è creata sulla pasta, si riducono notevolmente i consumi. Bravo. E quindi perdi anche il cliente, oltre a perdere soldi. Certo, questo è molto importante. Bravo. Perché ha ragione lui, cioè, la gente rischia di consumare sempre meno. Tra l'altro credo, a proposito di pentole Ferrari, che anche la sua pasta è una pasta Ferrari, nel senso che sono quelle paste artigianali speciali che già hanno un prezzo differente, diciamo, dalla pasta industriale. Sono un po' più care, sono più buone, ma sono più care. C'è tanta manodopera. Può tenere duro.
appunto. C'è tanta manodopera, poi considera che è aumentato anche il grano duro, è raddoppiato. Però appunto mi stavo dicendo una cosa importante, l'industriale che studio con me, Ciro, mi dice potrà durare qualche mese il fatto che voi vi accollate questo danno, perché non ce la farete. Non di più, perché altrimenti chiudiamo, veramente c'è il rischio di chiudere. Io quando guardo il mio figlio negli occhi, che è il nostro futuro, e la quarta generazione, non so cosa digli. Allora, ferma là, torniamo subito da te, Ciro. Devo andare anche da Bianchini, perché appunto i ristoranti proprio con questo lavorano. Devo sentire Cazzola, perché questo è il problema. Cioè, queste aziende o rincarano i prezzi enormemente o rischiano di chiudere. Non ce n'è se non troviamo una soluzione. Torniamo subito.